salutarvi man mano che vedo comparire l'elenco dei partecipanti. Ecco, attendevo l'ok per cominciare. Buonasera, benvenuti, benvenuti al secondo di tre webinar dedicati al monitoraggio e alla governance dei contratti ICT. Sono Antonella Fancello, lavoro col Formez, sono oggi in compagnia di due relatori che in realtà avete già conosciuto nel corso del precedente incontro, che sono l'ingegnere Maria Luisa De Santis e il dottor Andrea Susa, che tra un attimo vedrete comparire in video. Come dicevo, questo è il secondo di tre webinar ed è in realtà la seconda edizione di un ciclo di webinar dedicati al monitoraggio e alla governance dei contratti. Ciascuno di questi tre webinar si svolge il mercoledì dalle 14:30 alle 16:30. Come probabilmente vi è già stato detto, non è necessario seguire due o tutti e tre i webinar per avere un attestato di frequenza, perché non è un ciclo vero e proprio, ma al termine di ciascun webinar potrete nuovamente collegarvi alla pagina di Eventi PA, compilare il questionario di gradimento e scaricare il vostro attestato di partecipazione. L'unico limite che poniamo è che abbiate seguito almeno 40 minuti del nostro intervento formativo. L'iniziativa è organizzata da Formez insieme all'Agenzia per l'Italia Digitale e fa parte dei webinar realizzati nell'ambito del progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale, in attuazione del progetto Italia Login, la casa del cittadino, a valere sul PON Governance Capacità Istituzionale 2014-2020. Il webinar è registrato, come forse avrete già avuto modo di vedere, è possibile poi accedere alla registrazione dalla stessa pagina di Eventi PA dalla quale vi siete registrati, quindi è già possibile vedere quella del webinar scorso del 9 novembre. Vi ricordo anche che la prossima sarà il 30 novembre e sarà la terza, e oltre alla registrazione degli interventi, condivideremo con voi anche le slide utilizzate dai relatori. In questo momento non sono ancora presenti, però nelle prossime giornate troverete anche le slide che vengono utilizzate dai nostri relatori. Come nostro solito faremo una piccola pausa alle 15:30, una pausa caffè o pausa sigaretta, come qualcuno la chiama ancora, così come avrete la possibilità di porre le vostre domande tra un intervento e l'altro, perché siano i relatori a rispondere in diretta ai vostri quesiti, e nell'eventualità in cui non riuscissimo a rispondere a tutte le domande che porrete oggi, le pubblicheremo senz'altro sulla pagina di Eventi PA in un file PDF che avrete la possibilità poi di consultare a posteriori, quindi al termine di questo ciclo di webinar di queste giornate. Mi pare di avervi detto tutto, in ogni caso sappiate che avete questa chat a disposizione anche per dirci se ci sono problemi audio e video, ecco, non l'ho detto all'inizio. Segnalateci immediatamente il fatto che non ci sentiate o non ci vediate bene, posto che spesso sono dei problemi di banda legati alla posizione nella quale vi trovate voi. L'altra cosa, vi siete iscritti in più di 400, quindi è un ottimo risultato anche rispetto al fatto che è una seconda edizione di un ciclo di webinar sullo stesso tema, quindi vuol dire che il tema interessa e che i nostri relatori, come dire, hanno una comunicazione efficace. A questo punto chiederei all'ingegner Maria Luisa De Santis di comparire in video, così la salutiamo. Maria Buongiorno. Luisa, benvenuta. Porto anche i saluti della dottoressa Barrese, che purtroppo non è potuta essere qui presente per Agid, insomma, la salutiamo, io porto i suoi saluti. Maria Luisa, ti cedo il palco digitale e a te la Ringrazio. parola. Ci vediamo tra poco. Vediamo tra poco. Buongiorno a tutti, ci rivediamo a distanza di una settimana dal primo webinar relativo alla gestione e al monitoraggio dei contratti IT. E nella sessione di oggi procederemo all'analisi di un contratto e alle
a fornirvi tutta una serie di indicazioni per l'elaborazione e la redazione del documento di screening, che è un documento che viene richiesto, dalla circolare 1 del monitoraggio. Vista la numerosità, dei partecipanti al corso e la numerosità anche delle domande che sono arrivate a fine corso, abbiamo deciso di adottare, diciamo, lo stesso format che avevamo adottato durante il ciclo dell'anno scorso, ossia nel corso dei primi 10 minuti, farò insieme a voi un piccolo recap delle, diciamo, tematiche e delle nozioni che abbiamo condiviso durante il primo corso. Inoltre, focalizzeremo l'attenzione su alcune delle domande che avete presentato, che comunque risultano di interesse per tutti e sulle quali ritengo opportuno soffermarci, perché diciamo sono significative e ci aiutano a condividere e a spiegare qual è la visione del monitoraggio che intende attuare l'Agenzia per l'Italia Digitale. Ripartiamo dai contenuti della circolare numero 1 del 2021 e ripercorriamo quali sono gli adempimenti previsti dalla circolare. In realtà noi parliamo di adempimenti, ma diciamo che non ci stancheremo mai di ripetere che in realtà la circolare del monitoraggio ha l'obiettivo di affiancare e supportare le amministrazioni nella creazione di una struttura dedicata alla governance dei contratti. Quindi interviene parallelamente dal punto di vista organizzativo, con la definizione di ruoli e responsabilità, e dal punto di vista tecnico, con l'indicazione appunto e la diffusione soprattutto di buone prassi legate anche al project management, che diciamo è un modello che sino ad oggi è attuato prevalentemente nelle aziende private. Per quanto riguarda la definizione della struttura che si andrà ad occupare all'interno dell'amministrazione di monitoraggio, è inevitabile individuare la figura del responsabile, che sarà in realtà la figura che si interfaccerà con Agid e con i fornitori legati alla gestione del contratto. Il primo compito del responsabile del monitoraggio sarà appunto quello di individuare all'interno della famiglia dei contratti presenti all'interno dell'amministrazione i contratti che ricadono nella tipologia prevista dalla circolare. Se ricordate bene, noi abbiamo parlato di criteri economici e criteri di impatto. Una volta individuato l'ambito, diciamo, delle attività, si entra in verticale su ciascun contratto. In che modo? Definendo il cosiddetto documento di screening, di cui parleremo tra poco, e nella seconda, diciamo, parte della sessione odierna, il collega Andrea Susa vi farà degli esempi molto puntuali e concreti, soprattutto, quindi legati a adesioni a convenzioni ed accordi quadro, quindi come poter ricavare questi dati. Oltre al documento di screening, ciascun contratto deve essere accompagnato da un piano di monitoraggio, sia un piano all'interno del quale definire le modalità con cui l'amministrazione intende effettuare l'attività di monitoraggio. I contenuti del piano verranno analizzati nel dettaglio e condivisi con voi durante la sessione della prossima settimana. Infine, last ma ultimo ma non meno importante, il RAC, il rapporto di avanzamento contrattuale. In questo ciclo di webinar non ci siamo soffermati sui contenuti del RAC per non ripeterci in realtà, perché abbiamo approfondito e condiviso con voi nel primo ciclo fatto l'anno scorso, durante una sessione dedicata esclusivamente ai contenuti del rapporto di avanzamento contrattuale,
i contenuti del documento. Quindi vi invito, nel caso, a rivedere le registrazioni passate. Altro chiesto sempre dalla circolare è il rapporto ex post. Il rapporto ex post in realtà è un insieme di informazioni e di dati che vengono raccolti dopo la chiusura del contratto, in genere per un periodo successivo ai 6 mesi, per verificare appunto a distanza dovuta dalla chiusura la realizzazione degli obiettivi previsti in fase di pianificazione. Quindi all'interno di questa tabella ritrovate in forma schematica gli adempimenti. Come vi ho sottolineato, struttura, quindi ruoli e responsabilità, ambito di applicazione, quindi individuazione dei contratti da sottoporre a monitoraggio, documentazione per garantire una gestione dei contratti efficace e corretta, legata appunto a documento di screening, piano di monitoraggio e rapporto di avanzamento contrattuale. Precisati nuovamente gli adempimenti, io direi di partire da alcune delle vostre domande. In realtà ne abbiamo inserite tante, adesso diciamo per gestire al meglio il tempo, ci soffermeremo su quelle che riteniamo diciamo fondamentali. La prima, vi leggo ovviamente la parte fondamentale, ma se questi contratti sono tutti sotto tracciamento di ANAC e SIMOG, perché si necessita un'ulteriore attività di monitoraggio? Diciamo che ho deciso di iniziare la presentazione di oggi con questa domanda perché questo è un concetto, diciamo, è il concetto base del monitoraggio. Mi spiego meglio. Voi, colleghi delle amministrazioni, siete insomma deputati nel caso in cui svolgiate il ruolo di RUP, il ruolo di DEC, all'inserimento, o ci saranno delle figure amministrative per voi, diciamo, di un sottoinsieme di dati all'interno di SIMOG e di dati da fornire all'ANAC. Ecco, questi sono dati atomici. Cioè, sono dati che fanno parte di un insieme molto più ampio di attività che vanno sotto il nome di monitoraggio. Il monitoraggio non si limita alla raccolta di dati, ma alla definizione di procedure e una definizione soprattutto di una metodologia di lavoro per garantire e costruire appunto un modello di verifica e controllo dei sistemi informativi dell'ente. In particolare, il format che abbiamo scelto, vedrete rappresentato nelle prossime slide, è proprio quello di associare alla domanda presentata da voi durante, diciamo, la sessione della settimana scorsa al corrispondente riferimento della circolare, in modo tale da essere chiari e diciamo che sfruttiamo questo momento di riepilogo delle domande proprio per leggere e interpretare nel modo migliore i contenuti stessi della circolare. Vabbè, questa domanda veniva semplicemente fatto riferimento legato ad un articolo, a una particolare tipologia di amministrazioni, quindi è sottolineato che in questi incontri noi adesso ci occuperemo delle PA, poi ci saranno incontri che coinvolgeranno anche le in-house e diciamo, le tipologie che vengono racchiuse all'interno del comma del CAD. Per quanto riguarda la tipologia dei contratti, abbiamo precisato e fatto anche degli esempi che ritroverete sulle slide che verranno pubblicate, insomma, tra oggi e domani, anche quelle del webinar precedente. Abbiamo fatto degli esempi all'interno dei quali venivano appunto illustrati i criteri economici e dei criteri di impatto da considerare per l'individuazione dei contratti. Evidentemente si è creata confusione, quindi chiariamoci. I criteri economici e i criteri di impatto sono da considerarsi criteri alternativi.
È sufficiente che uno solo sia valido per far scattare l'obbligo di monitoraggio. Ovviamente questa è la base per l'individuazione, dell'ambito di applicazione della circolare. Tipologie, di contratti legati a convenzioni ed accordi quadro. Abbiamo, sottolineato che nel caso di convenzioni e accordi quadro, la convenzione quadro a fare da diciamo ad essere il riferimento padre per la stipula di uno o n contratti esecutivi. Quindi in questo caso è possibile effettuare la somma degli importi. Nel momento in cui la somma di tali importi supera la soglia indicata, allora tutti i contratti andranno sotto monitoraggio. Utile e corretta l'affermazione di un collega nell'ultima domanda che, diciamo, evidenziava il fatto che magari alcune adesioni possono essere state, diciamo, fatte, in precedenza. Su questo però vi ricordo che gli accordi quadro, le convenzioni, bene o male, hanno una durata che può essere triennale o quinquennale e soprattutto che in fase di programmazione dovreste sapere a monte quante adesioni ai lotti dei contratti quadro o alle convenzioni verranno fatte. Quindi avere una visione complessiva per poi individuare anche quali saranno i contratti da sottoporre a monitoraggio. Criteri di impatto. Per i contratti che non superano le soglie indicate, in questo caso abbiamo considerato 5.000 euro, vabbè. Vediamo che cosa si intende quando al punto E della circolare si evidenzia che un contratto può essere attivato, può essere associato, chiedo scusa, ad un punto del piano triennale. L'interpretazione della lettera è stata proprio, diciamo, scritta e pubblicata sul portale Agid, proprio perché volevamo evitare, possibili, diciamo, fraintendimenti e aiutarvi nell'interpretazione, corretta. Questa ve la leggo puntualmente in modo tale che, fosse necessario, mi fate qualche domanda. L'amministrazione, al fine di stabilire se si applica la condizione E, deve valutare almeno le seguenti casistiche. Il contratto è finalizzato alla realizzazione di un obiettivo specifico del piano triennale dove l'amministrazione è puntualmente coinvolta. In alternativa, il contratto supporta una riorganizzazione complessiva in ottica di trasformazione digitale, con un impatto molto rilevante sulla gestione delle procedure e dei servizi dell'amministrazione e di conseguenza sugli utenti. Perché parliamo di riorganizzazione? Perché sappiamo che per effettuare, diciamo, un percorso di trasformazione digitale è necessario definire puntualmente una struttura organizzativa. Quindi Agid ha deciso di porre l'attenzione su questa tipologia di contratti. In questo caso, il contratto supporta una transizione al cloud delle PA con un impatto molto rilevante sulla gestione delle procedure e dei servizi dell'amministrazione, di conseguenza sugli utenti. Come ben sapete, la migrazione al cloud è rappresentativa di uno degli obiettivi paese che ci siamo posti dal punto di vista della strategia digitale. Di conseguenza è opportuno focalizzare l'attenzione su contratti associati alla migrazione. Una precisazione, all'interno di questa condizione non rientrano i contratti che corrispondono a mere adesioni a piattaforme come SPID, SIE o PagoPA. Tale obiettivo, pur se previsto nel piano triennale come strategico, dal punto di vista del monitoraggio non comporta per l'amministrazione un valore aggiunto, in quanto la sua realizzazione non comporta sforzi eccessivi o modalità di controllo e verifica diversi dalla normale gestione. Ovviamente, se un'amministrazione si trova a stipulare un contratto di adesione a PagoPA, ecco, dal punto di vista,
diciamo, tecnico, innovativo, preferiamo, diciamo, soffermare l'attenzione su altre tipologie di contratti, visto che, insomma, la platea risulta, veramente ampia. Dubbi sulla figura del responsabile del monitoraggio? Il responsabile del monitoraggio è un dirigente o un funzionario apicale? Può essere esterno? No. Se è un ente, chiedo scusa, non può neanche essere nominato referente dell'in-house regionale. È corretto? Sì, è corretto. Quindi deve essere una figura interna. Funzionario apicale o posizione organizzativa? Non è detto che debba essere necessariamente posizione organizzativa, funzionario apicale, a condizione che ci sia una struttura associata. La nomina è obbligatoria e deve essere formale. Vi evidenzio che anche le amministrazioni che non presentano tipologie di contratti che rientrano all'interno della circolare devono comunque nominare la figura del responsabile. Ho visto che tra gli iscritti ci sono colleghi delle regioni, delle città metropolitane, quindi diciamo, vi chiedo di farvi portavoce al vostro interno, diciamo, di procedere con la creazione di questa struttura dedicata al monitoraggio. Responsabile deve essere necessariamente una figura diversa dall'RTD o può essere ricoperto dallo stesso RTD? Possono coincidere. La scelta è demandata all'amministrazione. Per quanto riguarda poi gli incarichi di RUP e DEC, diciamo che il responsabile del monitoraggio dovrebbe essere super partes. Quindi non essere coinvolto direttamente nella gestione dei contratti. Ma questa è, diciamo, un'indicazione che Agid fornisce, non è un diciamo, limite imposto alle amministrazioni, perché questo, diciamo, spetta all'organizzazione interna, anche perché noi sappiamo che diverse amministrazioni sono in difficoltà in termini di risorse, di personale tecnico, quindi lasciamo l'individuazione della figura all'amministrazione. Qualcuno di voi mi chiedeva della BIM, base informativa del monitoraggio, e affronteremo, diciamo, anche se velocemente, perché comunque i contenuti sono davvero tanti, quindi affrontarli in questi, diciamo, 3 webinar sicuramente non avremo lo spazio sufficiente per affrontare tutto, però cercheremo di darvi una prima infarinatura di questi concetti. Le sanzioni, questa, insomma, è una domanda che è opportuno condividere con tutti voi. Rifacendomi alla premessa iniziale, ossia che il monitoraggio non vuole essere per Agid la definizione di ulteriori attività per le amministrazioni, noi vi chiediamo di inserire in dei format che comunque sono diciamo condivisibili anche da molte delle amministrazioni con cui lavoriamo, dei dati che avete già a disposizione e di attuare delle procedure e di eseguire delle attività, di prevedere delle attività che, per dircela francamente, dovrebbero essere eseguite dai RUP e dai DEC o perlomeno da una struttura trasversale che garantisce loro un certo supporto. Questo per dire che le sanzioni nella convenzione, nella circolare non sono inserite, perché non è questo l'approccio che l'agenzia digitale vuole avere nel confronto delle amministrazioni. Noi ci mettiamo in un'ottica di affiancamento e di supporto. Ciò non toglie però, ciò non toglie che l'articolo 18 bis del CAD assegna
Agid poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD. Vi ricordo che la circolare deriva da una disposizione del CAD che associa ad Agid, in particolare nell'articolo 14, il compito di definire criteri e modalità per svolgere le attività di monitoraggio dei contratti. Le attività di supporto esterno possono essere solo per singoli contratti, non è detto. L'amministrazione può decidere se affidare all'esterno attività di monitoraggio legate a un contratto o a più contratti, o addirittura se organizzarsi internamente. Quindi queste sono scelte organizzative a carico dell'amministrazione. Terminata, diciamo, questa breve carrellata di chiarimenti legati alle domande che avete posto, concentriamoci sull'oggetto di oggi, ossia sul documento di screening. Come sapete, sia tecnici che amministrativi, prima di diciamo, arrivare alla definizione di un documento di dettaglio come quello di screening, è necessario fare delle valutazioni, o meglio raccogliere dati. Infatti, la predisposizione del documento rappresenta proprio il primo adempimento legato a ciascun contratto. Il documento di screening che cos'è? Non è altro che un deliverable. Deliverable di una fase che è indicata come revisione preliminare dei contratti da monitorare, che è prevista all'interno della circolare. Il documento ha ovviamente un fine, che è quello legato all'identificazione degli obiettivi, delle scadenze temporali, dei livelli di servizio, dei vincoli, del budget che saranno oggetto di monitoraggio. Quindi ribadisco, tutte queste informazioni sono legate al singolo contratto, ma devono, e non uso a caso questo verbo, devono essere note alle figure che gestiscono il contratto, quindi RUP e DEC. Non mi viene chiesta nessuna informazione aggiuntiva, se non quelle legate ad una corretta gestione di un contratto IT. Inoltre, il documento viene utilizzato da noi internamente, appunto per la scelta del campione delle amministrazioni che annualmente mettiamo sotto monitoraggio. Questo perché? Perché nell'elenco dei contratti noi vi chiediamo dati elementari, quali la data di inizio, la data di fine, l'oggetto del contratto e l'importo, dati però che non ci consentono di entrare nel merito del contratto e quindi di valutare l'interesse che potrebbe essere legato a indicazioni, non mi riferisco più al ministro, visto che non è stato diciamo previsto dal nuovo governo, ma indicazioni date a livello governativo dallo stesso sottosegretario riguardo ad una particolare attenzione del momento a determinate tipologie contrattuali. Il documento di screening deve essere inviato ad Agit insieme alla lista dei contratti. La fase di revisione preliminare che cosa prevede? È una fase che può essere scomposta in cinque sottofasi. Assessment della documentazione contrattuale, contratto, capitolato, offerta tecnica, offerta economica, studio di fattibilità. Identificazione degli obiettivi previsti e dei benefici, soprattutto individuati per l'amministrazione. Ricostruzione del piano di lavoro o in generale piano del contratto in termini di attività e deliverable previsti. Ricostruzione del piano di costi del contratto. Definizione del quadro della qualità attesa in termini di livelli di servizio, Service Level Agreement o KPI. Tutto questo, quindi
Quindi queste cinque fasi ci portano alla definizione del documento di screening. Quindi, come vedete, non è proprio immediata la compilazione del documento. È necessario avere ben chiara tutta una serie di informazioni. Il documento di screening, come gli altri documenti contrattuali, essere conservato, archiviato e gestito in una base informativa dedicata esclusivamente al monitoraggio. La base informativa non è altro che l'insieme di informazioni legate al contratto, sia dal punto di vista amministrativo che tecnico. Quindi parliamo di tutto ciò che riguarda il cosiddetto avanzamento dei lavori. Per i contratti di servizi forse è meglio definirlo avanzamento delle attività, e l'avanzamento contabile. Quindi tutta la vita del contratto è associata a documentazione sia amministrativa che tecnica che deve essere conservata all'interno della BIM. Ribadisco. Una delle fasi fondamentali è quella dell'assessment della documentazione contrattuale, che viene generalmente, diciamo, gestita dal responsabile unico del procedimento e, in una fase, diciamo, successiva, dal direttore dell'esecuzione del contratto. Quindi la documentazione da analizzare, ma non sto, diciamo, ad insegnarvi il vostro lavoro, è costituita dai documenti di progettazione, dagli atti contrattuali, dal piano del contratto, il piano dei costi e il piano di qualità. In realtà, se vi soffermate un attimo, visto che la tipologia, diciamo, di maggiore interesse è rappresentata proprio dalle convenzioni e accordi quadro, perché noi sappiamo che le amministrazioni adesso in prevalenza lavorano con questa tipologia di contratti. L'elemento fondamentale nella stipula di convenzioni e nell'adesione ad accordi quadri è rappresentato da due documenti che non so per quale motivo nelle slide non abbiamo citato, ma lo faremo così li avrete in forma corretta, ossia il piano dei fabbisogni e il progetto dei fabbisogni. Il piano del contratto deriva anche dal piano dei fabbisogni. La fase di progettazione del contratto è fondamentale. Nel piano dei fabbisogni il fornitore deve calare le vostre esigenze all'interno dei servizi offerti dalla convenzione barra accordo quadro. E più puntuale sarà il piano dei fabbisogni e di conseguenza il progetto approvato dall'amministrazione, quindi più puntuale sarà la fase di progettazione del servizio barra fornitura, maggiormente, diciamo, vi troverete a gestire il contratto in un modo più efficace e lineare. Il quadro completo per gestire un contratto è indicato dal cosiddetto triangolo di gestione di un progetto. Triangolo di gestione del progetto che cosa fa? Mette in realtà in evidenza quali sono gli elementi fondamentali e i relativi vincoli che esistono per la gestione di un progetto efficace. Quali sono questi vincoli? Sono rappresentati dai tempi, dai costi e dall'ambito all'interno dei quali ci muoviamo. Tutto questo per raggiungere un risultato caratterizzato da una determinata qualità. Quante volte ci siamo trovati in casi in cui, pur avendo una disponibilità finanziaria di un certo tipo, è necessario gestire il progetto barra contratto in tempi non adeguati, non congrui all'oggetto della fornitura. O in altri casi, viceversa, avendo dei tempi, diciamo, congrui, anzi,
diciamo, sovrastimati per la realizzazione del progetto barra servizio, si presenta una disponibilità finanziaria tale da non garantire un certo livello di qualità. Il project management, o meglio la corretta gestione di un progetto, vi insegna a, diciamo, gestire l'equilibrio tra questi elementi in modo tale da garantirne una qualità finale, una certa qualità finale. Per questo noi cerchiamo di, diciamo, avvicinare il più possibile il monitoraggio effettuato secondo, diciamo, i dettami della circolare AGIT alla gestione proprio corretta dei progetti che viene fatta attraverso la disciplina del project management. Ritorniamo ancora nuovamente, ma perché è importante, perché vi assicuro che sulla base della nostra esperienza, che comunque incontriamo amministrazioni quotidianamente, non ultimo questa mattina, ho incontrato una realtà, diciamo, importante del panorama della PA. E diciamo, queste buone prassi, queste metodologie non sono ancora elaborate da Abbiamo perso Maria Luisa? Sì. Credo che la dottoressa De Santis abbia qualche problema di linea. Eccola, sta tornando. Vediamo se ricompare subito. Posso... È certamente un problema di banda, scusate. Anche io adesso è colpa mia, avevo il microfono spento. Maria Luisa, ci sei? Sì, possiamo tranquillamente Perfetto, continuare. fortunata. Benissimo, prego. Grazie. Quindi riprendendo per quanto riguarda l'archiviazione e la raccolta, soprattutto parliamo di assessment di una documentazione. Cioè, partendo dal contratto, recuperare tutti i documenti fondamentali a partire dalla determina a contrarre della gara, dalla determina di aggiudicazione, dalla determina con l'approvazione del piano dei fabbisogni o successiva progetto dei fabbisogni, nomina del RUP, nomina del DEC, insomma, tutta una serie di informazioni che ci consentano di avere una base di dati informativa completa e soprattutto aggiornata periodicamente, quindi per poter intervenire in tempo reale sulla correzione della gestione del progetto, perché noi sappiamo che nel corso d'opera si verificano spesso degli imprevisti che debbono essere gestiti, ad esempio attività che sono state pianificate in n giornate che richiedono n più 4 più 5 più m giornate, quindi bisogna ripianificare l'allocazione delle risorse e la relativa stima dei costi. Per quanto riguarda la BIM, ci tenevo a sottolineare che all'interno della circolare è presente un riferimento ad un allegato che in realtà non è pubblicato. Questo perché ne avevamo, diciamo, redatta una prima versione, ma sulla base di incontri che diciamo, stiamo facendo e su attività che stiamo portando avanti all'interno, abbiamo deciso di rivederla. Siamo diciamo, ad un buon punto, abbiamo raggiunto diciamo, una versione beta, diciamo, del documento che in realtà mi piacerebbe condividere con alcune amministrazioni, quindi creare una sorta di gruppo di lavoro con delle amministrazioni che però già sono in questa fase, ossia sono impegnate, si stanno impegnando in questo, diciamo, momento di organizzazione del monitoraggio alla definizione di una BIM. Quindi magari scrivetemi sul mio indirizzo email se c'è qualche amministrazione che ci sta seguendo e che sta svolgendo, anche che ha già svolto questo tipo di attività, sarà un piacere magari confrontarci, ascoltando appunto
i vostri punti di vista, che ci lavorate quotidianamente su questa tipologia di struttura, in modo da arrivare alla definizione di un documento che poi potremo magari condividere con tutte le altre amministrazioni. La seconda fase, diciamo, prevista per arrivare alla definizione di un documento di screening è legata appunto all'identificazione degli obiettivi, identificazione degli obiettivi del contratto e dei relativi benefici. In realtà la fase di identificazione degli obiettivi dovrebbe essere parte integrante della fase di programmazione, no? Definizione di strategia IT da parte degli organi politici e definizione di un programma IT da parte dei, diciamo, riferimenti tecnici, per la maggior parte dei casi dirigenti. In realtà, nel momento in cui viene contrattualizzato un servizio all'amministrazione, il servizio è finalizzato a diversi, diciamo, fini barra scopi. Erogare servizi, reingegnerizzare o migliorare i propri processi, gestire processi di transizione dal digitale al cloud, gestire la sicurezza, direi migliorare la sicurezza, sperando che ci sia già diciamo, un'infrastruttura minimamente organizzata in termini di, diciamo, cyber security, gestire il sistema informativo. Tempo fa, proprio per supportare le amministrazioni nella definizione degli obiettivi, abbiamo pubblicato un documento sul nostro sito che è proprio indicato come modalità di identificazione di obiettivi in realtà e indicatori di monitoraggio. L'obiettivo di questo documento, lo scopo di questo documento era proprio quello di indicarvi una metodologia per la definizione degli obiettivi. Spesso ci si chiede, ma questo contratto è stato, diciamo, portato avanti per raggiungere quale obiettivo? Vi sembrerà strano, ma qualcuno non sa rispondere. L'agenda, appunto, per la definizione degli obiettivi e degli indicatori, anche su questo vi propone, insomma, una metodologia che è basata in tre fasi. Categorizzazione e inquadramento della tipologia del contratto, ne abbiamo elencate alcune che vedremo tra poco. Identificazione degli obiettivi previsti e dei relativi benefici, che possono essere o qualitativi o quantitativi. Determinazione dei relativi indicatori di risultato o di performance. Quando parliamo di indicatori, molti di voi si disorientano, ma in realtà tutti sappiamo che un risultato va misurato. Come? Attraverso l'utilizzo di indicatori. All'interno del nostro documento avevamo previsto determinate categorie, quindi la prima fase è quella appunto di categorizzare, inquadrare la tipologia di contratto. Questo perché? Perché alcuni indicatori anche alcuni obiettivi possono essere condivisi da determinate tipologie. Quindi, per semplificare la determinazione di obiettivi e indicatori, si parte dal, come dire, raggruppare determinati contratti secondo categorie e tipologie. Le categorie che abbiamo previsto sono, diciamo, quelle di base, ossia servizi di conduzione, assistenza e manutenzione di infrastrutture IT, realizzazione di infrastrutture IT o, direi, visto anche le indicazioni, di migrare al cloud, transizione al cloud, sviluppi applicativi e manutenzioni evolutive, acquisizione di forniture IT materiali, acquisizione di grandi forniture di licenze, supporto e consulenza specialistica. Ok, poi alcuni contratti, perché come sapete alcune amministrazioni adottano contratti di grandi dimensioni economiche, prevedendo, diciamo, accorpando, sono contratti misti in realtà, dove ci sono forniture e diciamo, servizi che possono essere di consulenza o supporto specialistico. Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi, l'obiettivo in genere è un obiettivo strategico, è una finalità indicata a livello nazionale, ad esempio quella di migliorare
l'usabilità dei servizi offerti al cittadino, di reingegnerizzare alcuni processi che risultano essere, diciamo, complicati per la gestione di alcuni procedimenti online. Il beneficio invece in realtà rappresenta il ritorno dell'investimento che l'amministrazione ottiene. Quali benefici possiamo considerare? Beh, benefici di natura economica, benefici di natura organizzativa, miglioramento dei processi e di conseguenza diminuzione. Tra i benefici c'è anche quello, ad esempio, che INPS, INAIL si trovano spesso ad affrontare, che è appunto quello di dover in tempi stretti adeguarsi a normative cogenti. Vabbè, anche da questo punto di vista, l'identificazione degli obiettivi previsti e dei relativi benefici, un obiettivo può essere identificato in base a quali caratteristiche? Al valore strategico, al carattere innovativo, all'impatto sugli utenti, all'impatto economico e all'impatto sulla continuità dei servizi. All'interno di questa presentazione abbiamo inserito questi riferimenti che possono sembrare, diciamo, come dire, poco immediati nella definizione di obiettivi. All'interno del documento modalità troverete degli esempi concreti che qui non abbiamo inserito perché, ripeto, sono discorsi che richiedono, diciamo, un approfondimento diverso. Oggi vi stiamo dando una visione complessiva delle informazioni di cui avete bisogno. Per quanto riguarda la determinazione degli indicatori, quindi abbiamo detto individuazione degli obiettivi, individuazione dei benefici, individuazione degli indicatori. Indicatori possono essere indicatori di risultato, indicatori di performance in base alla tipologia del beneficio considerato. Indicatore, come vi dicevo prima, è utilizzato, è una metrica che deve essere chiara ed è utilizzata per valutare, misurare il risultato, o meglio, il raggiungimento dell'obiettivo definito in fase di pianificazione. Abbiamo indicatori di risultato, indicatori di impatto, indicatori di performance. Ribadisco, questa richiede, diciamo, questi concetti li dobbiamo, elaborare in modo più approfondito. Facciamo un esempio di indicatore di risultato. Consideriamo il piano triennale, abbiamo un obiettivo del piano triennale che è il 4.1, che è quello di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali, migrando negli applicativi on-premise, data center, verso infrastrutture e servizi cloud qualificati. Oggi il tema, diciamo, più diffuso è appunto legato alla migrazione al cloud. Un'amministrazione locale deve quindi predisporre cosa? Il piano di migrazione al cloud con una scadenza 2023, secondo appunto le indicazioni emanate dal Dipartimento per l'Innovazione e da ACN. Il contratto, in questi casi il o più contratti, rientrano nella fattispecie di cui sopra, di cui abbiamo parlato prima, riguardo alla lettera E della circolare. Proviamo a definire un indicatore. Indicatore da che cosa può essere rappresentato? Dalla descrizione della misurazione del grado di migrazione, ossia, dato il numero totale di sistemi migrati e il numero totale dei sistemi da migrare, ovviamente all'interno di questi sistemi si è discusso molto, all'interno dei sistemi da migrare non è opportuno considerare magari dei sistemi obsoleti che sono in dismissione o che richiedono, perché molte amministrazioni hanno ancora dei software super datati, installati su di un server che è untouchable, perché altrimenti, diciamo, si mette in discussione l'integrità dei dati che sono collocati su quella macchina. Quindi a questo punto cosa si fa? Si calcola il grado appunto di migrazione al cloud con un semplice indicatore matematico, n fratto d%. Questo indicatore può essere misurato periodicamente per attestare il progresso fatto, no? I progressi fatti
in termini di, diciamo, di attività e quindi di percentuale di raggiungimento dell'obiettivo iniziale. Altro esempio, sempre all'ordine del giorno, problemi di sicurezza. È stata fatta anche se qualcuno di voi ha seguito un intervento su report riguardante appunto report riguardante appunto la mancata adozione delle misure minime di sicurezza dettate da AGID. In questo caso abbiamo entro dicembre 2023 le PA devono concludere l'adeguamento alle misure minime di sicurezza. Un indicatore di risultato può essere appunto rappresentato da cosa? Dalla misurazione dell'implementazione delle misure, dove N rappresenta il numero totale delle misure applicate, D il numero totale delle misure previste. Quindi valore dell'indicatore N fratto D per 100. Anche in questo caso, questo indicatore viene misurato trimestralmente, semestralmente, ad attestare la vicinanza all'obiettivo previsto. Indicatore di impatto. Adozione, diciamo, molto simile all'indicatore di risultato. So, se vi ricordate, inizialmente vi ho fatto presente quindi che il documento di screening è frutto di cinque fasi di analisi. Quindi abbiamo parlato dell'assessment e della documentazione, dell'identificazione degli obiettivi e degli indicatori. Adesso ci poniamo il problema di ricostruire il piano di lavoro del contratto. Alcuni lo chiamano piano di lavoro, altri lo chiamano piano dell'attività, altri piano generale del contratto. Che cosa contiene questo piano del contratto? Il piano del contratto contiene l'organizzazione del fornitore, che ovviamente deve indicare alla pubblica amministrazione come intende svolgere le attività in termini di struttura, quindi ci sarà un responsabile di progetto. Un project manager, insomma, delle risorse allocate. Poi avremo la definizione delle fasi o delle attività che i tecnici indicano come VPS. Elenco delle attività con data inizio, data fine, durata e risorse allocate in termini di giorni persona e quindi anche di costi. Elenco dei servizi contrattuali previsti, elenco dei deliverable previsti, tempistiche e vincoli noti, la correlazione col piano dei costi. Rifacendoci a ciò che vi ho detto prima, tutto questo è contenuto in un progetto di fabbisogni. Il fornitore, nel momento in cui risponde alla vostra richiesta di piano di fabbisogni, deve fornire un piano di lavoro del contratto, contenendo tutte queste informazioni. Questo vi consentirà di avere il polso e di monitorare l'andamento del contratto. Elemento associato ovviamente al piano di lavoro, piano generale, piano dei costi, che può essere soggetto a rimodulazioni, sappiamo benissimo che ci possono essere delle varianti, delle diminuzioni anche perché magari l'amministrazione nel corso dell'esecuzione del contratto decide per motivi che possono essere legati alla normativa o di organizzazione interna di non procedere su determinate attività. Attivazione di quinto obbligo o atti aggiuntivi, perché sappiamo che ci sono tanti atti aggiuntivi. Il piano dei costi, quindi, da che cosa è rappresentato? Dall'elenco dei servizi contrattuali, dalla pianificazione dei costi correlata appunto al piano delle attività. La modalità di avanzamento dei costi, quindi SAL e SAC. Definizione di milestone nel piano generale del contratto, scatta una milestone, allo scattare della milestone si effettua la verifica ovviamente delle attività previste con laudo parziale, totale e saldo dei relativi importi. La definizione della qualità è diciamo, un aspetto molto critico della gestione contrattuale, perché la definizione dei service level agreement è un procedimento complesso. Spesso vengono definiti degli SLA che in realtà non sono misurabili.
In tanti contratti, in tanti rapporti di avanzamento contrattuale, ci vengono indicati appunto dei livelli di servizio che però poi alla fine non risultano essere misurabili. Quindi l'individuazione degli SLA è fondamentale. Fondamentale anche perché è l'unico strumento contrattuale che vi consente di diciamo, esercitare e fa scattare determinati penali sul mancato rispetto degli SLA, quindi legate ad una gestione magari poco corretta da parte del fornitore. Siamo, diciamo, a questo punto arrivati alla parte di analisi che deve precedere la definizione di un documento di screening, quindi la raccolta, come vi ho già ribadito più volte, di tutte queste informazioni. Vi porta alla definizione del documento di screening che vedrete nel dettaglio, diciamo, tra poco con la puntuale ed efficace descrizione da parte del collega Susa. Io a questo punto, se abbiamo tempo o magari leggiamo qualche domanda e l'affrontiamo, dimmi tu, Antonella, come siamo Allora, Maria Luisa, con. mancherebbero 4 minuti alla pausa. Dimmi tu, magari proviamo a risponderne. Sono solamente due in Sì. realtà. Allora, ti leggo la prima. Tamara Sì. Cobullo ci dice: nel caso di utilizzo di una convenzione CONSIP per un contratto, scatta l'obbligo di monitoraggio al superamento del limite di 10.000 euro, anche se il primo contratto fosse vecchio di 2 anni? Lo specifico è la convenzione CONSIP SPC che divisa in lotti. Inoltre, qualora un'amministrazione nominasse oggi il responsabile del monitoraggio, i contratti oggetto di monitoraggio sono solo quelli sottoscritti da oggi in poi o anche quelli in essere? Ok, allora parto dalla seconda parte della domanda che è un aspetto importante. La platea, cioè la tipologia di contratti che vanno messi sotto monitoraggio, ovviamente non sono strettamente legati alla tempistica della nomina del responsabile del monitoraggio. Il responsabile del monitoraggio si troverà ad avere ovviamente una lista di contratti in corso o quasi in chiusura legati alle tipologie previste dalla circolare, ma ovviamente ecco, non vorrei che ci fosse questo fraintendimento. I contratti sono anche quelli precedenti, cioè se ci sono contratti aperti da 1 o 2 anni, comunque vengono presi in considerazione la tempistica della nomina. Non è che dà il via, cioè non è una data significativa per l'individuazione dei contratti. Spero di essere stata chiara. Per quanto riguarda invece la soglia, il superamento della soglia, allora, contratto fosse vecchio di 2 anni, mi aiuti a capire, cioè il contratto è chiuso da 2 anni? O il contratto è stato stipulato 2 anni fa, perché ovviamente lo stato del contratto è diciamo importante, anche se comunque in un triennio o in un quinquennio abbiamo insomma diciamo spazio ad un certo numero di contratti che comunque vanno comunque intesi sotto monitoraggio. Sì, naturalmente chiediamo Se a vogliamo Tamara se vuole comunque. specificare, può ovviamente intervenire in chat per completare meglio la domanda. Sì. La seconda Grazie, domanda, Antonio. Maria Luisa, nel caso di contratti di adesione ad accordi quadro dove vengono identificati degli obiettivi di progetto, possono essere essi coincidere con quello del singolo contratto? Allora, nel caso di contratti e di adesioni d'accordi quadro, sì, possono coincidere. Possono coincidere perché l'accordo quadro, il contratto può essere associato ad una parte degli obiettivi o totalmente all'intera diciamo, tipologia di obiettivi che sono stati definiti. Sì. Allora, siamo lisci, sono le 15:30,
Facciamo la nostra pausa a caffè, ci rivediamo alle 15:40 con il dottor Andrea Susa per il suo intervento. Grazie a tutti, grazie Maria Luisa, ci vediamo tra 10 minuti. Perfetto, a dopo.